Ondata di sbarchi sulle nostre coste e ancora immagini di sofferenza, di disperazione e di morte. È arrivata a Catania questa mattina la nave Responder di un'organizzazione umanitaria internazionale che ha soccorso e tratto in salvo domenica mattina nel canale di Sicilia 414 persone. Sono eritrei, somali, etiopi e siriani, tra loro anche due bambini di poche settimane e purtroppo anche i corpi senza vita di quattro persone decedute durante la traversata. Nella notte una nave commerciale norvegese ha sbarcato nel porto di Salerno 857 migranti, anch'essi tratti in salvo nel canale di Sicilia ed anch'essi provenienti dai più poveri e martoriati paesi africani. Tra loro sei donne in attesa di partorire e 47 minori. Due migranti feriti sono stati ricoverati in ospedale. In altre cinque operazioni di soccorso la Marina Militare Italiana ha tratto in salvo 561 persone. Altri 694 migranti sono attesi a Reggio Calabria e 734 a Messina. I salvataggi nel canale di Sicilia e gli sbarchi delle ultime ore sulle nostre coste e nei nostri porti confermano i dati forniti dall'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Bloccata la rotta spagnola e ridotta al minimo la possibilità di entrare in Europa dal corridoio greco e balcanico, l'unica strada percorribile passa per l'Italia, dove ormai sbarcano 93 migranti su 100. Un flusso costante rispetto allo scorso anno che ha portato a 140.000 le persone ospitate nelle strutture di prima accoglienza. La regione che ne accoglie di più è la Lombardia, seguita da Sicilia, Campania e Veneto.